Penso che per voi cantare insieme sia una consolazione, un sostegno che aiuta ad andare avanti e a sopportare il peso della malattia che certamente si fa sentire. Penso che il vostro canto sia reso più prezioso dalla vostra vulnerabilità. Anzi, penso che il fatto di mettere in comune le vostre fragilità, le nostre fragilità e accettarle reciprocamente, questo è il canto più bello, l'armonia più gradita a Dio, un arcobaleno non di perfezioni, ma di imperfezioni.